L'importanza dell'automonitoraggio nei bambini affetti anche da diabete. È fondamentale l'automonitoraggio per svariati motivi, non si può decidere la dose di insulina da somministrare, non si possono fare variazioni, non si può fare nulla senza conoscere il proprio valore glicemico. Purtroppo è quella parte che spesso e volentieri per i bambini è abbastanza ostica. Loro lamentano spesso il dolore, ma in realtà è proprio il fastidio anche di doversi ricordare di farlo, di doversi portare dietro un apparecchio che spesso è fastidioso e che spesso li fa riconoscere come diversi. Il dolore, ripeto, è minimo in realtà, ma loro cercano qualcosa che gli tolga proprio questo impegno. Attualmente a disposizione la tecnologia ci ha fornito di tante novità, ha fornito dei pungitito meno dolorosi, dove c'è anche la possibilità di non gettare l'ago e quindi questi aghi che prima stavano in giro adesso rimangono all'interno del tamburo, però purtroppo togliergli il controllo glicemico è impossibile attualmente. Grazie però ai nuovi strumenti per il monitoraggio continuo della glicemia abbiamo informazioni maggiori e questo, se vogliamo, ci ha aiutato un po' di più. Negli ultimi 10 anni sono stati fatti passi da gigante. I primi strumenti per la misurazione della glicemia erano veramente grandi e volevano un'enorme quantità di sangue. Adesso c'è la possibilità di utilizzare strumenti più piccoli, spesso le case farmaceutiche aiutano la pediatria, rendendoli più carini, più simpatici, non sarà molto, però per loro vuol dire tanto, sono più simili ai lettori MP3, sono più facili da portare dietro. Lei ha parlato di diversità, i bambini si sentono un po' diversi rispetto ai loro coetanei. Quali sono le impressioni di questi bambini? Ma il bambino piccolo spesso non se ne rende conto, spesso questa è una sensazione che hanno per lo più i genitori. Noi cerchiamo il più possibile di fargli fare tutto. Qui oggi parliamo di sport. Spesso è molto difficile gestire l'attività sportiva, evitare le ipoglicemie e questo a volte li porta a lasciar perdere tutto. Non deve essere così. Noi non sappiamo tutto, non c'è la parola magica, il diabete non è semplice, semplice, non è una malattia dove noi possiamo dare la terapia ad hoc e quella va bene. Il bambino è un essere in crescita, la terapia può cambiare di giorno in giorno perché il bambino cambia, è diverso. Il bambino è imprevedibile a volte, oggi si muove, domani no e questo crea delle difficoltà nella gestione della terapia insulinica. Noi crediamo molto nell'educazione del paziente e del genitore, nel renderlo autonomo e capace di gestire qualunque situazione in modo che non si trovi a dover fare sempre le stesse cose per forza, che non sia quel bambino che magari mentre gli altri vanno a giocare a pallone non può farlo perché rischia l'ipoglicemia. Ecco, questo non ci deve